abbiano a disposizione. Però mi pare che possa farmi una constatazione in fondo pessimista della dottoressa, che comprende anche questo richiamo che ha colpito lei, no? Che qui i giovani non ci sono, ma perché probabilmente non abbiamo più modi e strumenti di interessare. Ma perché i giovani dove sono? Ma le iniziative, ma le iniziative pseudo-culturali che vengono fatte in questo paese, ma dove sono i giovani? I giovani sono all'Happy Hour, vai da Giulia Xilene e se le trovi così a ciucciare. Questo è il discorso dei giovani, capito? Per forza, soprattutto a creare una società dove giustizia, equità, lavoro sono presenti. E invece purtroppo io mi accorgo che equità, lavoro, giustizia non ci so, perché la giustizia non è uguale per tutti, perché il lavoro c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, perché vai a vedere le pensioni, c'è gente che prende cifre impossibili. Bene comune è quello che tende, no, a creare i colcos di stampo comunista, perché prima a non volerli sono stati comunisti, perché guai e vai a vedere la borghesizzazione del vecchio partito comunista e dei vecchi comunisti, qual è stata? La dacia gli piaceva, la casetta a montagna, a campagna e al mare, capisci?